Una manifestazione decisamente corposa questa mattina davanti alla prefettura di Genova, di settori fondamentali per la città, che protestano perché? La protesta di questa mattina, il percorso di mobilitazione deciso dalla CGIL, dalla confederazione a quale fa riferimento la nostra FILCAMS, che è la categoria del commercio, dei servizi e del turismo. Sono state proclamate a livello nazionale 16 ore di sciopero, di cui 8 da consumarsi, quindi da proclamare a livello territoriale. Noi questa mattina abbiamo scioperato e ci siamo mobilitati numerosi, siamo molto soddisfatti, anche nel corteo che si è sviluppato partendo dal presidio qua sotto la prefettura, per manifestare la nostra insoddisfazione, il nostro disappunto politico sindacale nei confronti di quello che è il disegno di legge sul mercato del lavoro, che inizierà la sua discussione nei prossimi giorni in Parlamento, Senato della Repubblica e Camera dei Deputati. Ma esiste per voi una ricetta per migliorare la situazione, o perlomeno quali potrebbero essere gli ingredienti principali? La ricetta, innanzitutto, noi siamo consci e consapevoli che il Paese sta attraversando un momento di crisi. Occorre guardare le ricette per risolvere la crisi. A noi sembra, anzi siamo certi, che si individuino i soliti noti, il lavoro dipendente, e si vada a colpire il lavoro dipendente. Abbiamo visto che la riforma delle pensioni ha riguardato le persone che noi rappresentiamo, abbiamo visto che dovevano essere cancellate un po' delle 46 tipologie di assunzione presenti nel nostro Paese, doveva essere rafforzato il sistema degli ammortizzatori sociali, quindi le casse integrazioni, per renderle universali a tutti i settori, e per noi è una cosa molto importante. Penso al mondo delle mense, al mondo delle imprese di pulizie, delle guardie giurate, del commercio, sia la grande distribuzione che quello del commercio più diffuso a dettaglio. Attendavamo delle risposte, purtroppo queste non stanno arrivando, e per questo manifestiamo.